Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se utilizzerete i codici in descrizione riceverete il 5% di sconto, e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, ben ritrovati sul canale e in questo secondo appuntamento con la lore di Keyforge. In questa puntata andremo a parlare degli Arconti. Questi esseri che appena apparsi sul crogiolo hanno avuto attorno a loro un fitto alone di mistero al quale ancora non si sa dare risposta. Quindi vi lascio il video e vi auguro buona visione! Per un ragazzo timido di un minuscolo villaggio era come se un angelo fosse sceso sulla terra per camminare in mezzo a noi. Da un certo punto di vista avevo ragione, ma allo stesso tempo mi sbagliavo di grosso. Voi ci guardate e pensate: questa creatura è simile a un dio? Ma noi vi guardiamo e pensiamo: questa meravigliosa creatura è qualcosa che non potrò mai veramente capire. Siamo tutti qui per apprendere qualcosa l'uno dall'altro, nella pace o nel conflitto. Deve essere questo lo scopo del crogiolo. La vita è giunta sul crogiolo da altri mondi. Questa è una verità comune accettata praticamente da tutti. Mondi diversi, mantenuti in una qualche forma di equilibrio, mescolati e fusi assieme dai folletti robotici che a detta di molti sarebbero stati creati dagli architetti. Allora cos'ha di unico il crogiolo? La risposta sembra essere gli Arconti. Figli degli dei? Manifestazione di un'intelligenza artificiale centrale? Mortali trasfigurati o esseri di pura energia? Nessuno lo sa. Gli Arconti stessi sembrano non saperlo o non volerne parlare. Tuttavia, essi viaggiano per il crogiolo nel tentativo di studiare i popoli e gli animali che incontrano, sempre impazienti di saperne di più sull'ambiente che li circonda. Gli Arconti sono strani esseri, difficili da capire per i semplici mortali. Possiedono un corpo soltanto quando decidono di averlo. Nelle altre occasioni esistono solo come coscienze disincarnate o esseri di energia luminosa. L'unico tratto che sembrano condividere è la capacità di parlare con tutte le creature senzienti, altrimenti sono diversi nell'aspetto e nel carattere quanto il crogiolo stesso. Gli Arconti vanno spesso in cerca di compagni con cui viaggiare nella loro ricerca delle misteriose cripte del crogiolo, depositi segreti di saggezza, potere e conoscenza a cui soltanto loro possono accedere. Per aprire una cripta, gli Arconti devono competere tra loro nella corsa per radunare l'ember necessario a forgiare le chiavi richieste dalla cripta stessa. Questa gara è un incrocio tra un rituale sacro, un evento sportivo e una rissa di strada a mani nude. Gli scontri sfociano quasi inevitabilmente nella violenza, ma le morti sono rare. Anzi, grazie alle tecnologie avanzate e alla capacità insolita degli Arconti, molti di questi combattimenti si rivelano vantaggiosi per i loro seguaci. Quando gli Arconti riescono ad aprire una cripta, entrano in possesso di un inestimabile tesoro di saggezza, tecnologia ed energia indefinibile che assorbono direttamente. A eccezione di questa forma di energia unica, il bottino della cripta viene comunemente condiviso tra l'Arconte e i suoi seguaci, e questo rappresenta un potente incentivo a unirsi alla compagnia di un Arconte. Per alcuni, la promessa di questi tesori è una ragione sufficiente per seguire un Arconte anche nel pericolo, ma altri hanno intenzioni più nobili. Viaggiare con un Arconte è sempre emozionante, una cavalcata interminabile di eventi inaspettati. Sul crogiolo, emozionante è spesso sinonimo di letale, ma gli Arconti sono dotati di poteri e capacità con cui tenere i loro seguaci relativamente al sicuro, dai poteri curativi al dono della preveggenza. Nel più semplice dei casi, il dono delle lingue degli Arconti consente ai loro seguaci di incontrare pacificamente le altre tribù e nazioni con cui altrimenti non avrebbero modo di comunicare. Gli Arconti di indole più bellicosa tendono invece ad attrarre quei seguaci desiderosi di proteggere le loro comunità o impazienti di scagliarsi contro nemici noti e ignoti. C'è sempre qualcuno disposto a rischiare tutto pur di servire un essere tanto potente ed enigmatico. Quando gli Arconti aprono abbastanza cripte e proseguono con il loro viaggio, qualunque esso sia, i loro seguaci solitamente escono migliorati da questa esperienza.
Solo in casi molto rari vengono abbandonati in un posto ostile del crogiolo, dove sicuramente andranno incontro alla rovina. Ho aiutato Miss Onyx a forgiare la sua terza chiave. Non è andata come pensavo. Sapevo che doveva essere fatta di Ember. Fin lì i miei ragionamenti erano corretti, ma ero convinta che dovessimo piazzarla sulla mia forgia, sferrare qualche colpo col martello, dare una forma alla sostanza e fine della storia. Invece, Sua Signoria non poteva essere più disinteressata alla forma della chiave. Ha afferrato l'ember ancora incandescente e, strappandolo alle mie pinze, ha affermato: «Questo andrà bene. Ora dobbiamo insegnare a questa chiave a provare gioia». «Cosa ti dà gioia, Valdr?» Ho dovuto pensarci su per qualche istante. «Quei dolcetti morbidi che Dodger ha trovato nell'ultimo villaggio», risposi. «In effetti erano deliziosi», annuì Miss Onyx. «Andiamo a vedere se a Dodger ne è rimasto qualcuno». Prima di concludere, una piccola speculazione che volevo avanzare è che in Keyforge siamo stati spinti a credere che numero infinito di mazzi uguale a numero infinito di arconti. Mentre andando a leggere tra le righe della lore, potrebbero esistere un numero finito di arconti, andando a creare così una vera e propria fazione. Il loro aspetto e il loro nome potrebbero essere caratterizzati a seconda dei seguaci che hanno assieme a loro in quella specifica avventura, finita la quale lo stesso arconte potrebbe decidere di continuare con lo stesso team o cambiarlo tutto in maniera radicale. Per questo a volte possiamo ritrovare lo stesso nome su diversi arconti. D'altronde per un arconte avere un seguito rappresenta una scorciatoia indispensabile per collezionare ambra il più rapidamente possibile, senza i quali forgiare una chiave potrebbe richiedere più tempo del previsto ed automaticamente significare la sconfitta. Chissà se la mia teoria sarà esatta o si rivelerà pura fantasia. Solo il tempo e la continua scoperta del crogiolo e i suoi abitanti potrà darci risposte. Vi ringrazio di aver condiviso il vostro tempo in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video!